Eccoci ormai alla conclusione. Sulla sinistra c'è Ösolf che lancia lo sprint con Decker in seconda posizione, Casartelli è in terza posizione. Siamo alle fasi conclusive. Casartelli in seconda posizione, Ösolf che è velocista. Siamo agli ultimi 400 metri, il gruppo bracca da presso il trio dei Battistrada. Siamo ai 300 metri e nessuno dei tre lancia lo sprint. C'è Ösolf, evidentemente sanno di essere tutti e tre. Mi chiamo Casartelli Sergio, nato il 9-6-1942 a Como. Io andavo a Como a lavorare a 14 anni, un po' andavo in tram, però il tram ero piccolo, non mi attaccavo, non potevo attaccarmi, ho detto vado in bicicletta che è meglio. E dopo ho comprato questa bicicletta a Legnano lì a Como e ho cominciato ad andare in bicicletta. Una sera è arrivato a casa mia Oreste Magni e mi ha detto: ho sentito devi correre in bicicletta. Sì, sono andato alla Cittadella oggi e mi ha detto di portare 5.000 lire per iscriversi alla Cittadella di Como. No, lascia stare, c'era lì uno di Erba che faceva fruttivendo, che poi è stato mio direttore sportivo, dall'Erbese. No, pago tutto io, lascia stare, eh. E infatti da lì sono andato all'Erbese e ho fatto fino a dilettanti di seconda all'Erbese. Quattro anni ho fatto. Poi un anno ero a Comensi, nel 62, e mi ha dato 20.000 lire al mese. Io gli andavano bene per la mia famiglia perché era povera. No? Ho fatto la corsa qui di Albese, 17 giri nel circuito qua di Albese, e ho vinto in volata con tutto il gruppo della Ignis che mi cercava di venire a prendere. Il direttore sportivo dopo mi si è avvicinato a Casartelli: se vieni con me alla Ignis, se vieni con noi alla Ignis, ti diamo 50.000 lire al mese. Io ho accettato subito che dai da 20 a 50. E 63 fino al 66 alla Ignis. Non sono passato professionista, sono tutti passati gli altri che andavano meno di me, erano tutti inferiori. Te lo dico io, ma te lo giuro che andavano tutti meno di me. E io ero stato dilettante e mio papà continuava a dire: oi, bisogna portare i soldi. E io, ma io i soldi li portavo a casa perché me li davano. Però ho cominciato a fare quel lavoro extra e la bicicletta l'ho lasciata un po' a disparte e la bicicletta ha cominciato ad andare ad agio, non andava se non ti alleni. E un bel giorno vado giù alla mia moglie, che siamo fidanzati, e mi dice: Sergio, cerca un elettricista pusiano, smetti di correre. E io la mattina passo di Pusiano, mi fermo con una bicicletta, vestito a corridore, vado: cerca un elettricista. Sì, venga, detto che abbiamo bisogno subito. E come fai? Vado a casa a cambiarmi. No, vengo domani mattina. E da lì ho fatto 31 anni e mezzo alla roda sciai elettricista. E ho smesso di correre. Dopo la bicicletta la odiavo, perché insomma gli altri che andavano meno di me sono passati tutti professionisti e mi sono stato male. La bicicletta è stato Rigomonti, non so se l'hai conosciuto Rigomonti, papà di Cristian Rigomonti, che andava forte di primavera, vincevo sempre. Dai, porta Fabio che gioca, vedevo che Fabio in bicicletta gli piaceva. Ed è lì ho cominciato a portare la prima gara. E prima gara è caduto, è arrivato 14esimo e dopo avevo 9 anni e dopo ho cominciato a piazzarsi, dopo andavo fuori insieme, facevo vedere insomma che fai un po' stare in bicicletta e vedevo che era bravo, però non vincevo perché c'era uno che andava forte, ero svelto, fino a che quell'anno lì, forse tutta la stagione ha fatto sempre secondo, terzo, ma non vincevo. Fino a qui, qua a Orsinigo, in fine di stagione, facevo un suo strappetti qua, gli ho detto: Fabio, devi prima di entrare in curva, scatta, se arrivi dentro il primo in testa, c'è strappettino, vinci. E di fatto ho fatto così, ho cominciato a vincere. E da lì è andata la passione. E dopo è andata che Fabio vinceva quasi sempre le gare, no? O primo o secondo sempre, dei giorni. Passato esordiente, lui è rimasto piccolino, non si è sviluppato, e gli altri invece, infatti qualcuno gli dava la paga, e lui era lì che faceva secondo, terzo, quarto, e io dicevo: Fabio, aspetta, quando te fai che te lo sviluppo, che lo mangi tutto. E lui: beh, dai, papà, però
Di fatto ha fatto 2 anni di esordiente così, il primo anno da lì ha cominciato a svilupparsi, ha cominciato a vincere, ne ha fatto 1, 3 terzi, insomma, era lì bene. E il secondo anno ha fatto, mi pare, 3 vittorie, secondi, alla Breccia, questo si parla, ha cambiato società. E ha cercato la Comense. La Comense era nell'87, io andavo fuori con l'ammiraglio e sulla ONU vedevo che Fabio quando tirava gli altri si allungavano, gli dicevo, il tuo sportivo, è già in forma Fabio, dai che la prima corsa la vinci. E lui dice, insomma, è quello che va più bene. Facciamo la prima corsa, Barocane Fabio, non lo vedo davanti, sempre qua in coda, rosso in faccia, ho detto, ma Fabio non sta bene. È stato l'anno della mononucleosi, è tutto per 3 mesi fermi e ha perso un po', insomma. Quando si è ripreso, ma se arrivava, forse ha fatto una vittoria, un primo fatto, che ha battuto Dante in volata, che Dante era forte dalla Cantorina. Però a piazzamenti, ma solo quella vittoria lì. L'anno dopo invece ne ha fatti 10 di vittorie. E dopo è arrivato Locatelli, arrivano a cercarlo, la Comense, sono andati lui e Fagnini, sono andati a Locatelli, ha fatto 4 anni con Locatelli. E Dante ha fatto la prima vittoria qua a Sesgo, la facciamo con la Remac. Poi in fine di stagione si è piazzato se secondo, terzo, così. Fine settembre, mese di settembre è andato giù fra Giro della Sicilia, a 7 tappe, lì ha fatto 2 secondi posti e l'ultima tappa ha vinto in volata. E lì dopo ha fatto i punti per passare di prima serie. Nel frattempo, mi pare che nel venire in su si sono fermati a correre a Bari e ha fatto 1 secondo in volata, poi sono tornati e ha finito la stagione. L'anno dopo è partito con la Diana. Diana ha fatto di piazzamenti, ma non ha vinto fino al mese di aprile, ha vinto a Seveso, che ha battuto uno della Meccanica, che era velocissimo, Manzoni, ecco, mi ricordo che Manzoni aveva 1 anno più di lui, era veloce, e infatti l'ha battuto primo Fabio, secondo Manzoni e terzo Pezzetti, che Pezzetti era più vecchio di tutti e tre. Poi è passato con la maglia del Nostromo, e ora il Nostromo, mi ricordo che era in ritiro là sul Bresciano, vado a vedere la Sangeo, vado a trovare loro in ritiro, c'era i suoi colleghi milesi e belli, mi hanno detto Fabio vola in salita, è già in forma, sì in forma, vedrai che vince Monte Carlo Lazio perché lì a San Giovo non correvo. Ho trovato Fabio, come vai? Vado così, mi avevo detto che era in forma, no? Però gli altri mi hanno detto no. Allora andiamo giù a vedere la prima Monte Carlo Lazio e sul testico, io sono in cima, vedo il gruppo in fila indiana, è noto che Fabio è in quarta posizione in fila indiana, ha detto alla moglie, oggi Fabio vince, perché l'ho visto che veniva su bene, da davanti in salita, vince. Ora vado sul poggio, arriva una quarantina e Fabio è lì con i primi, no? Anzi era stato quarto e davanti c'era Milesi che tirava, andavano come la polizia che suonava, perché lì era il momento che andava una manetta, prima di scollinare nel suo ritrigno lì, e io ho preso la macchina dietro, quel numero che avevo su della stampa, sono andato giù, l'ho sorpassato prima, nell'ultimo chilometro, per andare alla Rio, e arriva questo gruppetto lì, c'era davanti Milesi che tirava, poi quello che si chiama un altro bergamasco, Pellegrini, che adesso è morto, gli dava da Osta lui. E Fabio arriva in volata, alza la mano, una bicicletta su Pezzetti, che Pezzetti era della Meccanica. 2 giorni dopo con le Diano Marina vince Bartoli, secondo Fabio ha tirato volata a Fagnini, secondo Fagnini, terzo campione italiano era, e quarto Fabio, che Locatelli si è arrabbiato perché non hanno vinto. Se invece è stato il 91 questo. 92, stessa gara, ha fatto Fagnini, ha tirato la volata, ha fatto primo Monte Carlo Lazio e primo Diano Marina, che c'è Bartoli dietro lì.
E io ho detto, Fabio, questa vittoria conta perché dietro c'è un fenomeno, non un cacciavite, perché Bartoli da dire tanto andava forte, hai visto dopo. Queste cose ho detto, vedrai che gli porti via il posto a Bartoli, perché nel 92 Fabio ha fatto 4 vittorie di fila, e 2 qua, poi è andato a Soprazocco in salita e ha vinto in volata in salita, secondo ancora Pezzetti. Poi è andato là a fare fuori di Trieste, in Slovenia, lì, sono arrivati ancora in volata in salita e ha vinto ancora, ha battuto il Trentino, andava forte questo qua, ha vinto gli italiani questo Trentino qua, non mi scappa il nome. Insomma, quel giorno lì, io e la mia moglie abbiamo sentito che il telefonino non c'era, stava lì al telefono pubblico, c'era Zenoni che diceva, ha vinto ancora a casa. Barcellona c'era dunque Rebellin, Gualdi e Fabio, riservo c'era Peron, Andrea. Ma Bartoli, l'ultima prova qui a Varese, che l'ha vinta Rebellin in volata in 6, è sulla salita del lago di Varese, arrivare lì dove c'è il comune, Fabio era lì che guardava Bartoli, io gridavo fuori, fuori, che no, non si è mosso, no, vinci ancora lui, che l'ha volata lì. È arrivato Rebellin con 100 metri e lui guardava Bartoli, ha fatto 6 e 7 e 8 Bartoli. Alla mattina va al telefono, Zenoni telefona qua, parla alla moglie, ho cercato Locatelli, non ho trovato, vi dico per siete i primi a sapere che Fabio va alle Olimpiadi. Io sto facendo la barba, ho smesso di fare la barba, io sono andato giù a dire agli altri. No? E dai, era già la soddisfazione andare. Eh? Il giorno delle Olimpiadi, dopo la partenza, io ho preso un frigorifero e un po' da bere e ho fatto il percorso a piedi, in senso della bicicletta. E ho fatto fino alla metà gara sulla strappo della salita. E ho detto, per me questo qua è la salita che Fabio è la sua, è un tipo la Galbiate, per capirsi, no? Come fai a staccare Fabio lì? Anzi, sarà lui che stacca gli altri. E infatti c'era il gruppetto al primo giro in fuga con l'italiano Gualdi. E Fabio era lì sempre a metà gara, ma mi guardava, però non mi piaceva, non era brillante. Dopo qualche giro invece ha cominciato a carburare e ora l'ho visto a pedale e ha detto, come è partito lo russo, lui è andato sotto, e Zenoni ha dato l'ok di tirare, sono rientrati sui primi, sulla salita dove ero io. È certo che quella fuga tra corridori per noi è molto importante, perché Casartelli è molto veloce, quindi sarebbe l'ideale, e l'abbiamo già visto anche nel curriculum che tu hai letto prima, delle corse, un corridore che si esalta soprattutto nelle grandi classiche internazionali. Molto veloce e molto alto, 1,83 m con un peso forma di 73 kg. Comasco Fabio Casartelli risiede ad Albese in provincia di Como, difende i colori della società ciclistica Domus 87 di Bergamo, la stessa società che diretta da Olivano Locatelli ha portato al successo Lombardi. E ho detto subito, Fabio vince l'Olimpiade, deve venire su una gamba bella sciolta, capivi che stava bene. Che ha fatto sport, ecco, rivediamo intanto questo terzetto in fuga, che stanno affrontando la parte più difficile di questo percorso, vediamo questo tifoso che sta bagnando italiano Casartelli con una borraccia, la maglia bianco, rosso e verde. E ora da lì ho cominciato a farlo a piedi e tutti i giri io tiravo come un treno. La media è di quasi 43 all'ora, ecco un primissimo piano di Casartelli, questo è Decker. Ma stavo troppo bene, sono arrivato all'ultimo chilometro lì sotto la salita, mi facevo male un piede, mi sono fermato, tutti scappano. Ed eccoci nel tratto più difficile, scatto di Casartelli con Decker nella scia in terza posizione con il numero 258 Osals. Arriva un americano, Italy, dammi la maglia, c'è l'ho buttata via, no? L'ho data con testa. Casartelli il numero 106, Fabio Casartelli il comasco, il corridore azzurro
che in questa stagione ha vinto il maggior numero di corse. Non mancano moltissimi chilometri all'arrivo, sono nel tratto in alto del Falsopiano, quindi continuano a girare anche loro, perché c'è stato nel tratto che si vedeva prima, dietro il gruppetto li vedeva, Casartelli ecco che sta scattando, mi sembrano tutti e tre affiatati in questo momento, quindi è un terzetto che potrebbe andare all'arrivo. Vado a vedere la televisione, vediamo la televisione se l'hanno preso come. Vado là, l'italiano Casartelli vincitore, poi via, il mare ai piedi non avevo più, su tutta a manetta fino all'arrivo. E lui mi cercava, perché era su sul podio che mi cercava, perché mi ha visto. E ero il mio compagno qua di Albese, abbiamo fatto un percorso così. Però abbiamo sbagliato a contare i giri, mi facevo male nel piede, ho detto, vigliacco, quando però ho visto che avevo vinto te non mi facevo più male niente, madonna. E Fabio, la Galbiati la facevo sempre, anche la facevo ripetizioni sulla Bevero. La Galbiati si allenava, facevo la Onno, poi magari facevo il giro del lago, facevo anche il Ghisallo e venivo a casa. Oppure andavo all'Ecofo a Tartavalle, andavo su e venivo giù. Ma però qua si allenava poco perché ha fatto 4 anni là, sempre sul Bergamasco. Ma io facevo sempre il mio giro del lago al mercoledì. Da solo, non facevo il Ghisallo, facevo proprio il giro del lago, qualche volta facevo la Onno, venivo a casa. Ma io ho vinto a Sant'Agostino e avevo su 1000 chilometri di allenamento. Adesso quanti chilometri hanno su? Ma 45 di media, anche l'ora. No. Faccio un giro alla Gazzetta, non che ti dico male. Né? Parlando della mia carriera, nel 63 abbiamo fatto la Coppa Italia. Io ero da riserva, però uno si è ammalato, ho dovuto rientrare al suo posto. 95 km a cronometro a Padova. All'ultimo 2-3 km all'arrivo, ho cominciato a piovere, io sono entrato forte nel rondò, sono scivolato e ho portato dietro Vaiente e l'altro Dravinsi in 2 su 3. Abbiamo perso circa un minuto. Ora ti rialzi, metti a posto il manubrio, guardate. Siamo arrivati secondi all'arrivo con 20 secondi di distacco dalla Padovani, da Zandegu, Guerra, adesso l'altro non mi scappa il nome. Gimondi, della Sidrinese, da me, ha preso 3 minuti e 15, perfetti, no? Tornando da Gimondi, la mia moglie, là, dove è morto Fabio, ha detto, sa signora che suo marito mi ha dato 3 minuti e 15, mi ha detto, felice, come fai a ricordarti? E dove, adesso... ma le sconfitte, si capisce che dopo il Giro d'Italia, Fabio a Milano non ha fatto la volata che ha vinto Cipollini l'ultima tappa, e lui non ha fatto la volata perché doveva andare a fare il Giro della Svizzera. Ferretti gli dice, Fabio, preparati che Svizzera vinci, la forma, ho capito che la forma stava venendo. Infatti la prima tappa, arrivano un gruppettino, primo Mussio, secondo Fabio, terzo Rebellin. E Fabio è secondo, ma pari il tempo del Mussio, no? Seconda tappa, primo Nielsen, l'olandese, secondo Fabio, terzo Mussio. Ancora sempre secondo pari il merito. Perché, la terza tappa, arrivano in 2, davanti lui vince la volata del gruppo dietro e fa terzo. E ha fatto 6 giorni nei primi 5. E ora siamo andati a vederlo, te. Siamo andati a vederlo, arriviamo su sulla Svizzera, stiamo mangiando un panino, arriva il gruppetto, ci chiama, pa! Fabio davanti che tirava con la maglia Pua, che era in testa di punti. E lì dopo siamo andati in salita, quel giorno lì è arrivato settimo in salita, proprio in salita, ho vinto lo svizzero, come si chiamava quando andava forte questo qua, c'era anche Tonfun, c'era Bugno. In poche parole, Fabio è secondo, dunque, sulla tappa che Roni è salita, lì, secondo me, ha sbagliato la Riostea, perché la Riostea non aiutava Fabio, perché era giovane, tanto c'è tempo, no? Mussu è indietro, avevo già un quarto d'ora di distacco, maglia Fabio. Succede che va via Saligari della Riostea, un altro, arrivano loro due, Saligari fa secondo, e Fabio vince la volta dietro, ma... con 2 minuti da, praticamente è ancora secondo, 2 minuti da Saligari. E la sera c'è stato un po' di... Fabio ha detto, ma i suoi colleghi hanno avuto di dire con Saligari. Ma Fabio era giovane, non ha fatto scene.
anche noi, perché sarei gare un amico, per dire, no? Però se non c'era quel coso di fare, poteva vincere il giro. Dopo era secondo, sul San Bernardino era dietro allo svizzero, si chiama Giannetti. Giannetti prende il sacchetto da, io va dentro nella ruota, si blocca, Fabio dietro, va in terra e oggi spacca su Cafoi, dico, ma, e siamo a 3 giorni dalla fine del giro della Svizzera. Il giorno dopo faccio 160 km con una mano che non poteva tenere il manubrio, si è fermato, è venuto a casa. E da lì Fabio non ha più corso nel 93, Ferretti non ha più fatto correre. 95, e Motorola ha fatto, Giro d'Italia la Motorola non l'ha fatto, ha fatto il giro della Svizzera, e infatti io in Svizzera Fabio stavo bene, però le volate non le facevo, io continuavo a dire, ma quando arrivo alla sera, ma Fabio perché non fai la volata? E mi hanno detto che devo fare il tour, se faccio la volata che cado, non vado al tour. Fino a che una mattina, siamo lì alla partenza, arrivo via lui e Lombardi col casco. Papà, oggi faccio la gara. O vado su sulla salita, prima salita ti do da bere. No, non voglio niente. Ho la prima salita, 20 km, vado su e vado là vicino alla macchina della Onze, mi sentivo parlare. Sono in 21 in fuga. Gli ha detto tutti l'ultimo metro, l'olimpionico cosa c'è? Ti l'hai dentro. E erano già 2 minuti, te. Come è arrivato su, mi ha buttato giù il sacchetto, è arrivato su in piedi, ha preso sulla borraccia e io, lei ha detto, andiamo che oggi vinci. E si arrivava giù, adesso non mi ricordo più che paese era, vicino al laghetto. Vado giù e lui, c'era il gruppo dietro che c'era Bugno che tirava, ma io dalla... che squadra era Bugno quel periodo lì? E, che tirava, infatti guadagnava, ho detto li prendo. All'ultimo chilometro fa, ho visto che stava rientrando il gruppo, è partito. Lombardi, che era un amico, è andato a ruota, ma non è andato a ruota subito, è arrivato a 100 metri, come l'ha preso, ha infilato, ha fatto prima Lombardi, secondo lo svizzero Zimmer, non come si chiama, e terzo Fabio. Ha picchiato giù un pugno sul manubrio. E Fabio ha girato, è tornato da me, che mi ha visto dove ero. Sei contento papà? Sì, forse vincere era meglio. Lombardi l'ha buttato giù che era morto, per dire la differenza. Quando è morto non ero là, ero a lavoro. Quando è morto Fabio c'era il direttore, che eravamo amici. Sergio, vai a casa che è caduto Fabio. Ma se vado a casa fa, se è caduto cosa gli faccio? Era mezzogiorno, stavo mangiando. Vai a casa, perché lui sapeva già qualche cosa. No, finisco le 2 e vado a casa. Se a casa ho finito, timbrato le 2. Sono andato a casa, sono andato là, c'era un disastro di gente, no? Mancello. La moglie che piangeva col figlio in mano, no, un disastro vero. La gente che c'era là. E dopo io ho fatto più di un mese a casa, non avevo più di lavorare. Mi ricordo che sono andato ad agosto a lavorare, lui, cos'è successo? A luglio? Agosto, metà... mio principale mi ha detto... Ah, sei arrivato? E io la vita continua, mi dice, su Roda, se moriva un suo figlio, cosa... è andato via, non ho detto più niente. Non avevo più voglia di lavorare, proprio. Ricordi di Fabio, non so da che parte cominciare. Quando era piccolo, vabbè, era piccolo un ragazzo come tanti, però era bravo, non mi ha mai fatto arrabbiare più di tanto, diciamo. Quando ho cominciato a correre io non è che ero molto d'accordo, però papà, anche lui dopo la passione, vabbè, l'abbiamo sempre seguito. Poi quando ha finito, si è diplomato, ha detto adesso voglio provare a fare il corridore, se mi lasciate provo. E vabbè, abbiamo provato e è andata. Abbiamo vissuto anni belli perché sempre dietro lui, io sempre preoccupata che non cadesse, cioè io nel risultato, però quando lo vedevo ero... E lui prima di partire mi veniva sempre a cercare per salutarci, poi andava. Poi quando delle Olimpiadi, beh, le Olimpiadi è stata una cosa che non so dire che emozione ho provato. E Casartelli è in testa, Casartelli è in testa, Casartelli, medaglia d'oro.
Io ero là sul palco e guardavo la televisione, mi facevano i segnali, ma non sentivo né caldo né freddo, non sentivo niente. Quando è arrivato non riuscivo più a scendere giù dall'emozione. Poi mi hanno buttato dentro perché non facevano passare nessuno, non so chi mi ha buttato dentro, ci siamo abbracciati, che c'è anche la foto. È stata una cosa indescrivibile, un'emozione che insomma, più forte di così, è stata la cosa più bella e poi la cosa più brutta. Costantino detto Tino Conti, nato il 26/9/1945, a Nibionno. Ho cominciato ad andare in bicicletta con l'oratorio, che è con il Donghi, che è Ernesto Donghi, che è passato anche lui professionista. Allora c'erano le corse di paese, si faceva la festa, per esempio, la festa di Nibionno, di Bulciago, Costa, Bevera, cioè facevano sempre le corse, no? Le corse di bicicletta, facevano le gare, poi facevano anche le corse di bicicletta, oltre tutto il resto. Io e Ernesto andavamo sempre a correre, arrivavamo sempre primo e secondo io e lui. Io con la bicicletta sportiva e lui con la bicicletta da corsa, no? Allora mio papà mi ha comprato a 15 anni, no, 16 anni ho cominciato a correre, sì. 16 anni ho cominciato a correre, mi ha comprato una bicicletta, una Bianchi. Alta, sarà stata un 57 di taglio, ero una cosa, abbassato tutta la sella, giù il manubrio tutto, pedalare eccetera eccetera, vabbè, morale della favola, abbiamo incominciato a correre, la prima corsa sono arrivato nei 10, adesso non mi ricordo più, mi ricordo che era Albiolo, a Piano, che ha vinto, sì, Cortinovis. Sì. Da esordiente allievo ho fatto solo Comense, Giacomini che poi è diventato il meccanico della Molteni, no? Con Merx, no? E lui faceva le biciclette al Bavilla, aveva solo le biciclette al Bavilla. Mio zio lo conosceva perché correva con lui in bicicletta, mi ha portato su da questo Giacomini qua, a un certo punto lui ha visto che andavo abbastanza bene, mi ha detto ti do io la bicicletta con su Giacomini, eccetera, eccetera. Ho cominciato a correre con una bicicletta che a me non mi andava bene, insomma. E ho cominciato a vincere un po' di corse. Il giro della provincia ormai l'ho fatto due corse ho forato, sono caduto, due tappe, sono andato fuori classifica, però ne ho vinte due tappe, le ultime due tappe mi sembra di averle, però ero fuori classifica, mi sembra che l'avevo vinto Tavola, quel giro lì che l'avevo partecipato io. Poi da dilettante sono passato al primo anno alla Nucleo Vision. Calcolo che io ho cominciato a 16 anni, quindi al 61, 62, 63, 64, 65. Covani ha messo su la Televat e lui ha preso me e ha fatto la Televat con me e con, mi ricordo più con chi adesso, con Levati, i primi anni con Levati eccetera, Carni e Levati c'era, adesso non mi ricordo più nomi precisi. Io lavoravo alla Grati Veduggio e ci alzavamo alle 5 del mattino ad andare a allenarsi, venivamo a casa per le 7, 7 e mezza, stavamo mezz'ora a letto, poi a riposare. Facciamo la doccia a mezz'ora, poi dopo si andava a lavorare e via andare. Questo qui era allora. Poi mio papà, quando è passato, mi fa, vabbè, allora, perché non mi davano più permesso, perché a un certo punto, il secondo anno da allievo, mi davano due giorni, mezza giornata, ad andare a allenarmi. No? L'anno dopo mi dice, no, non possiamo più dargli permesso, eccetera, eccetera. Mio papà fa, beh, allora stai a casa. Però lì subentrava già che Merck, cioè io prendevo già, da Covani mi dava 80.000 lire al mese, no? E difatti lì abbiamo cominciato a fare il corridore da professionista, diciamo, come ormai dilettanti, però erano tutti così, da dilettante se volevi dovevi fare. Lui è stato bravo mio papà a dire a casa adesso basta, via, dai, comincia a correre, vai, prova a vedere. Mi ha dato la possibilità. E lì devo dire grazie a mio papà, perché sennò se era un altro non so se mi avrebbe tenuto a casa del lavoro, perché allora non erano i tempi che si doveva lavorare. E quindi io ho cominciato a correre, ho cominciato a fare i risultati. Il primo anno ne ho vinte solo 4. Il secondo anno invece ho fatto un mare di corse, adesso non mi ricordo, 67, ho vinto tutto. Lì alla Televat ho già vinto lì nel 67, ho vinto, calcola, i giochi del Mediterraneo, tutte le corse internazionali. Andavo all'estero, vincevo, facevo in Italia, vincevo. Tre premondiali li ho vinti tutti e tre.
no, 4 ne ho vinte 3 perché una mi hanno preso l'ultimo chilometro, io mi sono arrabbiato, le altre premondiali, ho detto sì, te sistemi me a rimedio, perché non è che andavamo tanto d'accordo, perché mi ha fatto perdere il giro del Tour de l'Avenir, mi ha fatto perdere, no? E ho la maglia io, mi ha fatto attaccare da Pekela, tappone di salita, che se c'era il Tourmalet lo bisca, allora erano 30 e rotti chilometri di salita tutti e due. C'era tutto lo stesso giorno, c'era Tourmalet e lo Spisk e Tourmalet dopo, adesso non mi ricordo più. E ha messo sulla maglia lui, è andato lui e Jimenez, erano andati via in fuga loro e Jimenez, io non ho potuto muovermi. Corsa dopo c'era una tappa di pianura, sono andati via una quindicina e io in mezzo al gruppo, dico, adesso fai tirare, veniva la rimedio, tira. E i tuoi campioni, gli dicevo vai là a dire tuo capitano di tirare davanti, andare davanti a tirare, quella non ce la faceva più perché era stato in fuga tutta corsa, però dal fatto, lui è arrivato per 7 secondi nel tempo massimo, io, noi eravamo arrivati, mi sembra con un gruppetto che avevamo preso 6, io dicevo 17 minuti dal gruppetto lì, difatti c'era Rubini che era indietro di classifica, ho messo sulla maglia lui con 8 minuti su di me. E poi ho fatto in tempo ad arrivare allo stesso secondo a 4 minuti, cioè gli ultimi le tre tappe le avrò portato via 4 minuti ancora, no? 4-5, adesso non mi ricordo più. Okay, però dopo è successo che i premondiali puntavo sui capisce su qualcuno d'altro, no? Io erano 4 premondiali, una Latina, quella di Latina c'era un cavalcavia, gli ultimi 10 km sono staccati tutti, sono andato all'arrivo, mi hanno preso 500 metri dall'arrivo, arrivo all'arrivo. Non mi ricordo più se Levati o Morellino che viene là e mi dice Teo, hai visto i tuoi amici? Cosa? Tiravano tutti gli azzurri dietro a tirarti per venire a prenderti. Allora c'erano i Piono, i probabili olimpionici, no? Tiravano tutti gli azzurri per venire a prenderti. Dico, ah sì? Sistemo io adesso, quando arriviamo a San Colombano, che era un percorso abbastanza duro che c'è dentro la Colada. Allora lì, arrivo là in macchina, c'era il raduno degli azzurri, eravamo in un albergo con... C'era una fontana in mezzo, un albergo, sai, con i fiori dappertutto, no, eccetera, e c'era giù la ghiaietta in giro. Io arrivo dentro col mini, col cappello da cowboy, perché ero sempre in giro vestito così. Arrivo dentro, c'è la rimedio, come mi vede, fa così sulla porta, come mi vede, fa così con la mano. Come ho visto che ha fatto qui, ho cominciato a girare intorno alla fontana, no? Con freno a mano, sassi dappertutto, no? Poi sono andato là davanti a lui, tirato il freno a mano, gli ho battuto la spalla sulla spalla, così, e domani i tuoi corridori mi recono il numero. Ho vinto. La tappa dopo, il giorno dopo, c'era un'altra tappa a Legnano, sempre una premondiale, dopo 2 o 3 giorni o 4, quello che è. Anche lì, l'ultimo giro li ho staccati e ho vinto ancora da solo. La terza era a Castel San Giovanni, se non mi sbaglio, sì, che c'era in fuga Bramucci e dietro arrivava lì, c'era un vento contro, no? Eccetera. C'era in fuga Bramucci, mi ricorderò sempre, e veniva là a rimedio in mezzo a dire a Rota, sai, Pechelan, c'era Giaccone, eccetera, tirare, no, Marcelli, tirare per andare a pigliare, perché non voleva che vinceva, no? Caso di cavolo, è romano, è un bravo ragazzo, ma bravo era, ma guarda, è una cosa favolosa. Beh, morale della favola, questo qua, tirare, a un certo punto non riuscivano a prenderlo, io sono controvento, sono partito da solo, l'ho preso, l'ho staccato e ho vinto anche quello lì, 3 promondiali su 4 e ho vinto io, dopo è stato quel mondiale che mi ha preso anche lì a 500 metri dall'arrivo, che ha preso in Olanda, abbiamo fatto tutta la corsa in fuga poi. Da dilettante mi si avvicina mio presidente, mi dice guarda che c'è il Magni che vorrebbe che tu passassi alla FAEMA. C'era FAEMA, c'era Merckx, ma sai, no, sai, vedrai che lì, sei lì, almeno impari, è una squadra grossa, eccetera, eccetera. Io dico, io mi fidavo, no? Tanto vero che la FAEMA, per tenermi vincolato nel 68, prima, noi eravamo bloccati, io dovevo passare subito nel 66, 67. Non mi hanno lasciato passare, non sono passato io perché... Volevo stare dilettante ancora, che non ero ancora preparato, non ero tanto convinto sinceramente. Poi dopo ho fatto il 67 come l'ho fatto, il 68 ho mantenuto bloccato, dovevo passare proprio con la FAEMA e ho mantenuto bloccato per le Olimpiadi come probabile PO, i soliti discorsi. No? E lì la FAEMA mi aveva vincolato, che mi dava 150.000 lire al mese,
per tenermi vincolato. Quindi ormai avevo fatto con la Faema e lì non potevo più, dopo è stato sul Molteni tante volte a casa mia, cercarmi, che lì forse se fossi andato a quel punto lì alla Molteni sarebbe stata un'altra carriera, insomma, un'altra diversa, insomma, sarei forse, perché col MERS abbiamo corso le primi, io il primo mese che ero professionista ho vinto subito il Giro delle Marche, neanche il mese che ero professionista ho vinto il Giro delle Marche. Dopo abbiamo fatto il Giro d'Italia, ero in classifica, che se alla tappa che se arrivava a Potenza, che mi ha battuto Dancelli in volata, se io non avessi rotto il filo del cambio su una salita dopo la Betone, c'era, si arrivava a Montecatini, si faceva la Betone, si andava, si faceva un'altra salita, piena di gente così, mi si è rotto il filo del cambio, è andato giù sul 13. Allora cambio la bici, però nel cambiare la bici si è incagliata in mezzo alle altre, insomma ho perso quello che ho perso, sono arrivato giù all'arrivo con 2 minuti, quasi 2 minuti assieme a Michelotto all'arrivo. E la tappa che siamo arrivati a Potenza, se io non avessi perso quei minuti lì e avevo preso da MERS a cronometro un minuto e 50, un minuto e 40, adesso non mi ricordo più, Morai della Favola, quella tappa lì di Potenza, se io non avessi preso quei minuti lì, avrei messo la maglia rosa. Dopo Giacotto, a una tappa che si arrivava a Campitello Matese, io, era una tappa che era 320-330 km di primato professionista, quando arrivo in salita dico cavolo, qui adesso mi staccano, sai, ero in classifica, ero sesto o settimo in classifica, non è che il primo anno, e MERS era già maglia rosa, no? Però gli stavo di fianco io, eccetera eccetera, quel momento lì è stato che c'era Schiavon, preso la salita, c'era via il gruppettino che era Chiappano, il povero Chiappano, Colombo eccetera, no? E vabbè, quello che è, prendo la salita a Schiavon, scatta e va via. Io mi sono sentito, gli sono andato dietro, quanto mai gli sono andato dietro. Dopo a me mi si è spaccato il filo, il puntapiede, vabbè, il cinghietto, allora c'era il cinghietto e il puntapiede, mi si è spaccato, però ho fatto in tempo lo stesso arrivare col MERS, insomma siamo arrivati assieme al MERS. Arrivo in albergo la sera, Giacotto, Marino, Alvigna, direttore sportivo, Marino, da domani Tunti, Pompa e Palmer. Io, col carattere che avevo io, sentirmi dire, mettere su il Pompa e Palmer, farmi diventare gregario, che io facevo già perché ero libero di fare la mia cosa, però insomma non ero l'ultimo arrivato, ero in classifica, no? Sentirmi dire così, ho detto Marino, se io domani mattina c'ho su Pompa e Palmer, domani parti te. No, vedrai che sistemo io le cose. Domani mattina seguo sui Pompa e Palmer, vai tranquillo che domani parti te. E non volevo partire, il mattino arrivo giù al mattino, vedo che c'è su Pompa e Palmer, Marino, ciao, sono andato su in camera, di no, non parto più, insomma no, dai, vedrai adesso, sistemo io le cose, solite balle, ma convinto a partire, però sono partito talmente... sono partito in coda, è andato via in gruppetto, c'era una salita dopo... una bella salita alla Beradura dopo mi sembra 50 km, si è asfaltato tutto il gruppo, sono rimasto col gruppetto. A un certo punto sul falso piano vedevo che andavano il 2, allora io star lì, insomma, mi avevo fatto per partire e agganciarmi il gruppettino davanti che c'era dentro Tandecu eccetera, no? Cavolo, c'era il vento contro, se non sono riuscito ad agganciarmi, se io riesco ad agganciarmi lì dietro coi primi arrivo ancora coi primi, basta. Invece lì sono andato fuori classifica. Mi ricordo che mi dicevano, io non lo so, che c'era il MES che andava avanti e indietro, da camera sua alla camera io a vedere se ero arrivato o no. 2 o 3 volte o 4 mi hanno detto che continuavo ad andare avanti e indietro da casa sua, dalla camera sua alla camera mia a vedere se ero arrivato o meno. Tanto per dire la sera. Dopo è lì, è stato che dopo i belgi facevano tutte le corse internazionali, noi abbiamo ripreso fine stagione e basta. Difatti noi alla Faema abbiamo fatto pochissime corse, no? L'anno dopo, allora mi sono incavolato, sono andato alla Chic, mi hanno chiesto alla Chic. Quando sono arrivato, ho fatto la Chic 70-71, sì, quando sono arrivato secondo alla Coppa Agostoni, che mi ha battuto MERS, no? Che quando lui
lì solo, staccava Motta, io uscivo dal gruppo e andavo a prendere Merckx. Quindi è tutto che dire, insomma, solo che, vabbè, quello che... Dopo sono andato a Ferretti, con Martini ho vinto, non andavo male, però non è che ero... Ho vinto, cos'era lì? Ho vinto una corsa, ho vinto l'Industria e Commercio, il mio primo Industria e Commercio l'ho vinto lì. Dopo nel 73 sono andato alla Zonca con Motta, ma ho visto come andavo perché facevo di quelle cose che è inutile stare lì a dirle adesso, però davo, no? Davo forte. Mi chiamano in Zonca, mi dicono Conti, io ho già l'assicurazione, eh? E mi dice Conti, se vuole li mettiamo a disposizione la squadra, mi dica lei nelle nostre possibilità quello vogliamo fare, abbiamo visto così così. Facciamo il contratto a gettoni, diciamo così, contratto stipendio, tot, però dopo tot, ogni corsa, tot aumento, tot, ogni corsa, il risultato, ogni corsa raddoppiavo lo stipendio, ogni vittoria che facevo, eccetera. E da lì ho fatto, credo che ho vinto Trevalle Varesini, ho vinto un po' di corse, non so quante corse avevo vinto. Poi dopo ho fatto quarto al Giro d'Italia, il Giro d'Italia è l'anno che dicevano che io ho fatto perdere a Baronchelli, no? Dicevano che lui è arrivato secondo a 12 secondi, no? Che sulle Tre Cime di Lavaredo dicevano che ero stato io a fargli perdere il giro a Baronchelli perché hanno inquadrato nel momento che prendevamo, perché lui sul lago di Misurina era andato via, no? E l'abbiamo preso quando abbiamo preso il Tre Cime di Lavaredo, proprio la salita, no? C'era un falso piano, io ero in coda. Si capisce, penso, si capisce che quando hanno inquadrato c'era il fuoco a Baronchelli, dietro, arrivavamo dietro noi, si capisce che dall'inquadratura, al momento che hanno preso Baronchelli, si sono alzati su, io ero indietro, sono passato davanti, cioè senza pedalare, sono passato davanti, sono arrivato, sono passato davanti, in un momento lì hanno inquadrato, che ero in testa a tirare, ecco, sui giornali c'era su Conti di... d'accordo con Merckx eccetera, no? Invece se non scatto io sulla salita a un chilometro dall'arrivo, un chilometro e mezzo dall'arrivo, sì, lì sempre sul Telecimare a Varedo, due chilometri dall'arrivo, qualcosa del genere, se non scatto io perché avevo visto che c'era Merckx un po', lui aveva una posizione quando andava come noi, aveva una posizione particolare, io sono partito, no? E lui mi è venuto dietro Baronchelli, poi dopo, beh, io a me non andavo su il 26, ho dovuto andare su col 24, era duro, no? Io ero un ragazzo, andavo agile, no? E lì mi ha staccato, preso quello, non sono più riuscito a recuperare, ho fatto tempo a arrivare sul terzo lo stesso, però mi ricordo la tappa dopo, allora c'erano le spinte, no? Mi ricordo che c'era, facevamo Tre Croci, viene là, mi sembra Fenninger, mi dà una spinta, e Merckx, voi italiani sempre i soliti, che mi sono girato, ma che cavolo vieni qua a dire? Proprio te vieni qua a dirlo a me, che tu fino all'ultima corsa, l'ultima salita, c'hai lì tutti i tuoi capitani, i gregari, che sono più capitani che gregari, e vieni qua a dirlo a me, io dopo due secondi, prima salita, poi non ne ho più nessuno, faccio tutta la corsa da solo, vieni qua a dirlo a me. Quindi, e poi senti, no, mi rompere le scatole, tanto oggi ti stacco anche oggi, perché quando mi sono accorto che l'ho detto una cazzata, porco cane, sono rimasto un po' male, però al momento io ti brucio, poi dopo mi sono trovato, beh, Morale d'Alfa è tornato indietro, sai che si è scusato lui, è venuto là e mi dice scusati, no, sai, non volevo, sai, non volevo riferirmi a te, ma sai, mi riferivo a qualcuno, hai visto gli altri come sono, ho sempre attaccato i pantaloni. È stato un giro di quelli lì che non so come si faceva, io da quei pochi anni che come andavo non sapevo come si faceva, cioè non so come si faceva andare forte così, non me ne rendevo conto, anche sul ciocco quando ho scattato, è partito Fuente, è partito Merckx, io sulla sua ruota, se arrivati su io dietro, avevo una fotografia, fra l'altro non lo trovo neanche più, che con una ruota Merckx che mi ha battuto per mezza ruota, c'era, si arrivava in pista, c'era battuta, no? Si arrivava in pista d'atletica, sopra, sono uscito dalla curva, ho fatto vedere, ma ho battuto per mezza ruota, perché se c'era ancora, bastava 4-5 metri, l'avrei saltato, perché io diventavo veloce sulle corse dure, sulle corse finali, però no, perché arrivavo fresco, no? Cacchio, quell'anno lì, sì, Fuente ancora, e quell'anno lì il Carpegna, me lo ricordo, cioè, c'era Fabri che diceva no, perché si faceva, la prima volta che si faceva,
che si andava su sul campo dove c'è il campo da sci, diciamo, via, no? Dopo il Carpegna, di solito si arrivava a Carpegna, si arrivava. Invece lì si è andato fuori, si è andato su a fare la, poi si scendeva, mamma mia, una salita, tutti parlavano, la salita è dura, è dura, è dura. C'era, com'è che si chiama, il Fabri dice, no guarda, l'ho provata, ci vuole 24, 25, minimo ci vuole 25, è la miseria, è salito col 25, allora noi 25, adesso lo dovranno col 28, 32, 28, noi 42 avevamo su. Ma lì arrivavo sempre col primo, ma io sinceramente ho fatto un giro d'Italia che non mi ricordo, ma non facevo fatica, non lo so, non lo so, non so come mai, boh. Forse recuperavo. L'unica cosa, ecco, l'unica volta che ho fatto fatica è stata la tappa dopo del Monte Generoso, si arrivava a Iseo e si faceva il San Pellegrino. Sulla cima del San Pellegrino, siccome la corsa 140 km era, pochi chilometri, mangiato poco, no? Perché tutti passavi, fra passare Nibiono, eccetera, tutti che ti salutavano, cioè, mi sono dimenticato di mangiare, perché io dovevo mangiare in corsa, perché mangiavo molto, perché una corsa io di 200... Allora erano 250, 260, mangiavo da 10-12 panini, più torte, con dentro, io preferivo sempre prosciutto e una fetta crudo, che conteneva un po' di sale, con dentro una fetta di ananas, perché lo mettevo in bocca, soprattutto del caldo così, ti si scioglieva in bocca, quelle cose lì, marmellate no, perché mi bruciava lo stomaco, il miele sì, torte di riso, tutte quelle cose così, insomma. E via andare, si facevano, e via andare. Morale della favola, quel giorno io ho mangiato poco, in cima, mancava un chilometro, arrivo al super, fortuna c'era in testa Ziglioli con la gente piena così, ho fatto una datura andante, però non fortissima, no? Sono riuscito a tenere, sono arrivato all'arrivo morto, ho di cavolo, il giorno dopo c'era il tappone di Madonna, mi sembra che era la tappa che si arrivava su alle 13 o qualcosa del genere, ho di oh porco, chi è che ce la fa adesso? Giorno dopo, sai che sono arrivato a... Mi ricordo a Iseo, dico, oh, meno male che è finita, porco, sono andato a letto, oh porco cane, tutto morto, morto, vuoto, no? Sai quando sei vuoto che... E poi il giorno dopo mi sono alzato, boh, più niente, via, parte, giù, battaglia, via andare. L'anno dopo io, quello lì è quello che mi rimane sullo stomaco, perché io ho fatto le due cronometri, ho fatto una settimana che stavo male, non riuscivo a capire che cosa avevo. Non riuscivo, non rendevo, non riuscivo ad andare, eccetera, eccetera. Tanto vero che a cronometro, l'anno prima da Mers avevo preso 1:40, grosso modo, la stessa cronometro. La cronometro dei Forti dei Marmi era. Cronometro con la battaglia mi ha dato 5, quasi 6 minuti. Non riuscivo ad andare, andavo col 53-15, di solito al 13 che si spinge, 13-14, no? Col 15 non riuscivo a spingere neanche il 15, mi ricordo che mi ha passato via battaglino a doppia velocità, ma porco cane, non andava neanche, ho preso 5-6 minuti da battaglino, pensa a te. Poi c'era il cronometro del Ciocco, anche lì ho preso, che arrivava su la salita, che non andavo, ma non so quanti minuti ho preso, praticamente sono andato fuori classifica. E dopo la cronometro, ho cominciato ad andare forte. Tanto vero che sulla tappa del tappone, diciamo, no, quello che si faceva marmolada, eccetera, c'era Baronchelli che scattava sulla marmolada, e mi dice, sta porco cane, dai, metti su, se devi scattare, non scattare col 23, 24, scatta col rapporto. E lui rideva, una volta, due volte, la terza volta ha scattato sdraietti, ricomi, noi ti chiamavamo sdraietti perché era sempre lì in bicicletta, ma no, sapevo, scattare, guarda come si fa a scattare, è stato sul rapportone, messo la mano sulla spalla a Tista, guarda come si fa, pum, sono partito, c'era in fuga un gruppettino che c'era dentro, Poggiali, Sant'Ambrogio, mi ricordo che li ho presi in cima, Lopez Caril, e insomma Polidori, e chi è Manuel della Faula, io ho preso sui tornanti, frenavo. Non so come facevo andare su, avevano 2 minuti e mezzo, io sono partito proprio sul punto diritto, no? Sai quello duro che c'è prima di prendere i tornanti, avevano 2 minuti e mezzo lì, sono partito, li ho presi in cima, quindi li ho mangiato via in pochi chilometri, 2 minuti e mezzo, faccio per passare l'Ambreuse,
Te sei sempre un soli che fuga al pulitori, i pulitori correva per me, te sei sempre un soli che fuga al corridori, che fuga al pulitori e ti te vede. E io dico, allora tira a te per piacere, non posso tirare io, tira a te. Allora ha tirato lui un po', scendiamo, c'era da fare il Pordoi. Sul Pordoi io ero lì tranquillo con il gruppetto, rientra Galdos da solo. Allora Lopez Caria ha fatto una menata, siamo rimasti io e Galdos solo, no? Arrivato su prima Galdos, secondo io. Ah, c'era dentro De Vlemic assieme al gruppettino, in fuga. Tanto vero che dopo De Vlemic ci ha preso in discesa e mi ha battuto in volata, no? Che lì però, se io l'anno lì non era, l'ho buttata via, non lo so cos'è che è successo. Se arrivava al lago di Alleghe. Si arrivava lì in mezzo alla curva, che mi ha battuto anche lì De Vlemic per mezza ruota, perché ero in terzo dietro, no? Si è arrivato lì a 150 metri, pam, siamo partito, non si vedeva perché in mezzo alla città, al paesino, no? Cavolo, ho visto, siamo partiti a fare la volata, io ho fatto il tempo a sormontare, sono arrivato anche lì in mezza ruota, però mi ha battuto De Vlemic anche lì. Guarda, una cosa che al Montreal l'ho buttato via io il mondiale di Montreal, Vabbè, le solite cose che fai, che le cazzate che combini, basta, come andava Ostuni. Veramente Ostuni è una cosa che, boh, ma anche laggiù e anche là andavo, ho fatto una menata lì, caso, che quando ho staccato tutti. In questo punto della corsa, Freddy Martens vince praticamente il mondiale di Ostuni. Si sgancia dal gruppo e con un allungo prodigioso si avvicina ai due fuggitivi. Soltanto il nostro Tino Conti, oggi protagonista di una prova superlativa, riesce a tenergli la ruota. Mancano al traguardo 12 chilometri e siamo nel culmine della salita di Cisternino. In questa località i quattro attaccanti, Moser, Zutemelker, Conti e Martens, hanno ormai la corsa in pugno. Tra poco inizierà una lunga discesa, assai arduo quindi l'inseguimento. Ci provano senza fortuna lo spagnolo Perureña, Sibyl e il nostro Riccomi, che transitano a 40 secondi, mentre i corridori del gruppo, che appaiono in fila e quindi per nulla rassegnati, sono a 50 secondi. Colpo di scena imprevisto. Nella discesa successiva, Conti e Zutemelker perdono contatto da Moser e Martens. Il nostro Francesco si priva così di una spalla, un punto di appoggio, che nelle ultimissime fasi avrebbe potuto far pendere la bilancia a suo favore. Moser ormai non sa più che pesci prendere. Tenta un allungo, poi si sposta, ora di qua, ora di là, sulla strada, ma non rallenta per timore di vedere giungere il gruppo. Inesorabilmente fa il gioco di Martens, più veloce di lui, forse anche un poco più fresco. La volata ha soltanto un attimo di incertezza. Moser sembra poter reagire all'allungo veemente di Martens, ma presto si arrende. Il fiammingo smette di pedalare a qualche metro dallo striscione. La maglia iridata di Ostuni è meritatamente sua. Il bravissimo Conti conquista la medaglia di bronzo battendo Zutemelke e la volata del gruppo è vinta da Merckx, che è così quinto davanti a Hinault, Gimondi e l'olandese Raas. Eravamo sempre io a Sant'Ambrogio ad andare a allenarci, sempre, poi c'era Sal che allenato, c'era Di Lorenzo, c'era Paleari dopo, Maggioni poco. Perché è venuto, perché noi il nostro andavamo in giro a allenarci, quando, però alle 10:30 fermi tutti al bar, si beveva birra panino, birra gasosa, un caffè e si partiva, poi cominciava la rumba, via andavi, non ti fermavi più. Quando dovevamo prepararci per esempio per il Giro d'Italia, i campionati del mondo, le corse importanti, il nostro percorso era il Ghisallo a destra, Super Ghisallo, si andava su a Pian Rancio, si scendeva a Ono, si faceva tre volte quel giro lì, o se no si faceva due o tre volte il Cainallo, su e giù da... E poi dopo si faceva, veniva a casa, Calbiate, con le Bevera, con le Brianza, Sirtori, e si veniva a casa. Se fai il calcolo dei chilometri che facevamo erano sui 160-170 chilometri, però metà erano di salita, si può dire. Cioè, non serve a niente la pianura. Allora, mi chiamo Bugno Gianni, sono nato a Brugge il 14 febbraio 1964, risiedo a Monza ormai praticamente da quando sono nato, quindi sono brianzolo a tutti gli effetti.
La passione per il ciclismo è nata quando avevo 14 anni, 13-14 anni più o meno, quando ho visto passare sotto casa mia il Giro d'Italia. Quindi da lì è nata la mia passione per il ciclismo. La prima bicicletta sarà stata una Graziella, non mi ricordo neanche più. Andavo, mi ricordo che avevo una bicicletta per andare a scuola, che era una Graziella, come me la ricordo ancora. Prima bicicletta da corsa a 14 anni, bicicletta di serie in acciaio che avrà pesava non so 16 kg, però sarà pesata, mi ricordo ancora. Era da un colore azzurrino, un Sport France, mi sembra fosse scritto sul telaio, adesso però sono ricordi che di circa 40 anni fa, quindi sono passato un po' di tempo. Prima bicicletta da serie d'agonismo è stata una Casati a 15 anni, era bianca, color panna, mi ricordo. Ho iniziato a correre all'età di 14 anni per la Ciclisti Monzesi, per cui ho corso fino a quando avevo 20 anni, dopo sono passato professionista e ho fatto praticamente fino all'età di 38 anni professionista. Dopodiché, a 34 anni, scusate, professionista ho smesso nel 98 e poi ho smesso la mia carriera appunto dopo il 98 e da allora la bicicletta la vivo come un divertimento. Diciamo che la Brianza è un percorso ideale per chi ama andare in bicicletta, ci sono salite corte, brevi, ripide, salite più lunghe, dolci o dure nello stesso tempo, ci sono salite storiche. Diciamo che la Brianza è un trampolino per le grandi salite, se uno vuole andare a fare le grandi salite al di là della Brianza, oppure una buona palestra per fare un bel allenamento di un certo tipo. Il suo preferito era sempre il Col Brianza, Galbiate, Ello, Lissolo, sono le solite salite classiche, che poi erano salite di inizio, fine allenamento. Il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è una corsa che un corridore sogna da quando inizia a correre. Il Giro d'Italia è una corsa come il Giro di Francia, quelle corse che entrano nel cuore della gente, che entrano nel cuore di chi fa questa disciplina. Era un sogno che sono riuscito a coronarlo, una maglia rosa, periodo di maggio, inoltrata primavera, quindi quando il clima è bello mite e tutto quanto, insomma c'è un fascino particolare, ha quasi un sapore, un odore, un richiamo, che è appunto questa maglia rosa, che poi, come ho già detto, per un corridore è sempre un sogno a cui aspira. Attacco di Indurain nella scia di Bugno, Bugno si volta, controlla la corsa, e Bugno! Parte lo sprint con Bugno davanti, ancora davanti Bugno, gli ha preso la scia, Musso un testa a testa tra Bugno e Musso, colpo di reni! Bugno si volta, un finale drammatico, Golze sta scattando, Bugno lo controlla! Ma Bugno ormai non ha più problemi, è fatta! Gianni Bugno ha vinto la Milano-Sanremo, finalmente! Sono smesso perché non andavo più, perché ho capito che non ho più stimoli, che non è più il mio lavoro. Questo è un lavoro che fai perché ti piace. Quando incominci a capire che l'allenamento diventa un peso, vuol dire che non sei più adatto per questo tipologia di lavoro, che poi alla fine è un lavoro che è anche una fortuna poterlo fare, perché non è un sogno che tutti, perlomeno io, ho avuto e sono riuscito a coronare, cioè fare dello sport un lavoro, cioè quello che mi piaceva farlo come lavoro. Quando ho capito che non avevo più la stessa passione, ho capito che era ora di smettere. Per quanto riguarda quello che devono fare i corridori una volta che ha smesso, io ho sempre pensato che un corridore, un atleta, deve pensare che la sua vita atletica è breve, deve pensare che non rimarrà per tutta la vita in questo ambiente e quindi deve pensare a un piano B, a un qualcosa da fare da grande. Non è semplice, non è facile, perché ogni atleta vive nel suo mondo, il suo mondo è quello dello sport. Quando esce si trova un po' spiazzato, perché si trova di fronte a delle realtà che non sono le sue. Si trova in un altro ambiente dove ha un'età
in cui gli altri hanno già 10 anni di vantaggio per quanto riguarda il mondo del lavoro, quindi lui si deve adattare nel più breve tempo possibile facendo di quel lavoro anche una sua passione, perché naturalmente ognuno di noi deve coltivare prima di smettere una passione per un qualcosa che vuol fare da grande. C'è sempre da lottare, non tutte le cose vanno come dici, tu puoi allenare bene quanto vuoi, ma non è detto che la corsa alla fine la vinci, non è detto che se sei più forte la corsa la vinci. Il ciclismo non è matematica, il ciclismo è un insegnamento che ti permette di affrontare in un determinato momento tante cose che devi decidere in quel momento, quindi devi allenarti anche per questo, essere pronto a qualsiasi eventualità, come nella vita d'altronde. Appena iniziare a correre mi piaceva viaggiare, forse anche il fatto di essere legato alla bicicletta, forse anche questo, perché ho scelto la bicicletta perché per me era un mezzo di locomozione, era un modo per poter andare in giro, un modo per poter muovermi in modo indipendente. E mi è sempre piaciuto questo essere un po' itinerante, e ho sempre coltivato questa passione che mi è rimasta e mi rimane tuttora. Quando sarò stanco di viaggiare, vedremo un po'. Adesso faccio il pilota di elicotteri. Una scelta che ho fatto quando ho smesso di correre, ho avuto l'opportunità di inserirmi in questo campo dove sono tuttora. Diciamo che quando sei corridore è tutto quanto semplice, nel senso che sei dentro e fai praticamente, sei un attore. Quando uno smette di correre si trova di fronte a una realtà che deve affrontare, poi se rimane o meno legato al mondo della bicicletta dipende, c'è chi fa il direttore sportivo, chi fa il team manager, chi ha il negozio di biciclette, chi ha qualcosa che lo lega ancora all'ambiente a cui era legato fin dall'inizio. Io sono rimasto legato più che altro all'associazione sindacale dei corridori, quindi tuttora sono presidente dell'associazione internazionale. È un ruolo importante, delicato, dedico parte del mio tempo, non è fondamentale, però conoscendo un po' l'ambiente si possono dare delle indicazioni a chi è lì a fare le regole, chi è a dettare le regole, che sono appunto l'Unione Internazionale e le varie federazioni. Allora, mi chiamo Mauro Gerosa, naturalmente, nato il 9/10/74 a Oggiono. Ho cominciato a 6 anni a correre in bicicletta nell'UC Costa Masnaga e ho trascorso tutti gli anni, la primavera, esordiente, allievo esordiente, juniores, dilettante, poi sono passato al professionista nell'anno 2000. Da giovanissimo ho corso nel Costa Masnaga. Da esordiente allievo sempre nel Costa Masnaga, da juniore sono passato alla Salus Regno, dopodiché sono passato dilettante, ho fatto 7 anni a dilettante fino al 99, dove l'ultimo anno a dilettante ho corso per la Pagnoncelli, dopodiché sono passato nel 2000 alla Mica Chips Taconi Sport. Ho fatto 6 anni da professionista e ho smesso nel 2006 a correre, ecco. Io credo che negli ultimi 2 anni da dilettante, nella For 3 e nella Pagnoncelli, dopo aver raggiunto dei buoni risultati, ho fatto sempre piazzato nei primi 5, ho fatto 8 secondi e 4 vittorie nella For 3. Invece nella Pagnoncelli ho vinto il campionato regionale nel 99, ho fatto anche lì 8 secondi, 4 vittorie e da lì comunque su suggerimento dei direttori sportivi e chiaramente dai risultati che ho ottenuto c'era la possibilità concreta di passare nel mondo del professionismo. Così è stato nell'anno 2000. Sinceramente mi è stato consigliato dall'ultimo direttore sportivo Cappelletti alla Pagnoncelli che nel mondo del professionismo era un'altra cosa, bisognava già capire nelle prime corse se si poteva fare il leader o se la carriera era più spostata per fare il gregario. Chiaramente una volta che sei in bicicletta e pedali lì,
capisci la realtà, ecco. Ho ottenuto dei buoni risultati, non ho mai vinto nel mondo del professionismo, però lì capivo che vincere era molto difficile, sono arrivato molto vicino, però la mia forza, la mia volontà era quella di aiutare il capitano, aiutare i compagni, ecco. E da lì ho capito poi di fare il gregario, quello che ho fatto. Nell'anno 2000 all'Amica Chips Tacconi Sport c'era già Ivan Basso e già lì comunque era un nome importante che poi dopo nel crescere degli anni è diventato un fuoriclasse. Dopo è subentrato Garzelli nella Caldirola, c'era Weinstein, campione del mondo, fino a che nel 2005 quando sono approdato alla Liquigas, lì ce n'erano tanti perché c'era Cipollini, c'era Garzelli, c'era Di Luca, ce n'erano tanti, ecco, quindi anche Frigo nella Tacconi Sport, Vini Caldirola, ce n'erano tanti. Io ho fatto 5 giri d'Italia e quindi ne ho vissuti parecchi. Episodi sono state le convinzioni e l'autostima di poter fare le mie volate, visto che ero abbastanza veloce, e ottenere qualche piazzamento, ecco, quarto a Milano, quarto a Rieti, quindi nelle tappe chiaramente. E lì sono quelle piccole soddisfazioni, chiaramente non vincendo, però piccole soddisfazioni che ho ottenuto al Giro d'Italia. Poi altre soddisfazioni anche nell'anno 2005 quando correvo alla Liquigas, dove ho partecipato tutte alle prove di Coppa del Mondo che si chiamavano allora, adesso si chiamano prove di Pro Tour, dove Di Luca ha vinto la maglia bianca, quindi ha vinto il leader. E quindi aver partecipato a tutte queste competizioni è, cioè, una cosa personalmente valida, perché aiutare un capitano come era all'epoca Di Luca era importante, ecco. E poi chiaramente se i direttori sportivi mi davano fiducia nel portarmi a tutte queste competizioni, vuol dire che il mio lavoro ero capace di svolgerlo, ecco. Io nell'anno 2005 ero l'amministratore del gruppo Liquigas, quindi tutti i premi venivano dati a me, ecco, in quote, e poi venivano ripartiti per i corridori che avevano partecipato a questi tipi di corse. Eravamo io e Sironi Gianluca, quello di Missaglia, eravamo io e lui i due amministratori del gruppo Liquigas. Purtroppo è durato soltanto un anno, anche perché ho fatto solo un anno la Liquigas. L'amministrazione stava nel dividere la quota che si era vinta alla corsa, si era partecipato, togliere dal totale il 10% che andava ai massaggiatori, ai meccanici, e poi veniva ripartita a chi aveva corso a quella competizione, in parti uguali, ecco. Mi veniva facile, perché comunque eravamo in due, io e Gianluca Sironi, a dividere queste cose, ed era anche bello, ecco, una cosa per ritrovarsi, per poi comunque stare anche in compagnia. E poi mi è rimasto impresso anche quando ad ogni Giro d'Italia dove c'era Garzelli capitano, lui diceva sempre che lui non avrebbe mai diviso niente, cioè quello che vinceva ci lasciava tutto, quindi al posto di dividere in 9 dividevamo in 8. Il nostro compito era quello comunque di tenere sempre coperto il capitano fino agli ultimi chilometri, di portare eventualmente borracce, barrette, integratori se ne avesse bisogno. E poi chiaramente mi ricordo per esempio che io avevo più o meno le misure di Garzelli come bicicletta, come telaio, quindi se dovesse aver avuto un guasto meccanico, che sarei dovuto stare subito vicino e passargli la bicicletta o almeno la ruota, ecco. Quindi questo era il nostro compito fino agli ultimi chilometri. Se poi la tappa arrivava in salita, poi dopo il resto ci pensava lui. Se invece le tappe erano in pianura, se ci dava l'ok, potevamo comunque andare a fare il nostro sprint, visto che io ero un velocista, oppure tenerlo coperto comunque fino alla fine, ecco.
questo era il nostro compito. Ho fatto terzo nel 2004 a Santa Croce sull'Arno al campionato italiano professionisti, e di questa corsa mi ricordo che ero arrivato dopo aver fatto il giro di Svizzera e aver trovato una buona condizione, ecco, uscito con una buona condizione. Mi ricordo che c'era questa salitella di 2-3 km dove si ripeteva più volte, e visto che erano 260 km mi ero concentrato e risparmiato su questa salitella, cioè i primi giri la prendevo davanti, mi lasciavo sfilare, quindi salvavo, come si dice, la gamba. Dopodiché c'è stata questa fuga a 10 a 3 giri alla fine, dove mi sono inserito, che ho capito che poteva essere la volta buona, e io ero abbastanza veloce, però purtroppo su un arrivo a 10 dopo 260 km, veloce sì, veloce no, contano le forze, e mi ricordo di essere arrivato terzo, anche se c'è stato un episodio un po' sgradevole, perché mi avevano classificato quarto, addirittura quinto con la Rai, quindi io non sono neanche salito sul podio, non ho neanche seguito l'inno, e quindi me l'hanno detto dopo un'ora, mentre stavo tornando a casa col presidente, ero in macchina con lui, e hanno chiamato lui per dirgli che ero arrivato terzo dopo il photo finish, ma non quinto come mi avevano messo. Quindi questa emozione di salire sul podio e sentire l'inno, che è la cosa più importante, non mi è capitata, ecco. Mi è stata riconsegnata poi la coppa e la medaglia dopo alcune settimane da chi avevano messo terzo, che era Bossoni della Lampre, quindi è stato un piccolo dispiacere, ecco. Piccolo, insomma, grande, perché pochi risultati che ho fatto, anche quello mi è nata male, vabbè, comunque niente di che, l'importante che ci sia scritto sull'albo d'oro che sono arrivato terzo. La decisione di smettere è avvenuta nel 2006, quando correvo per la Miche, e c'ero arrivato anche un anno prima lì per smettere, quando correvo il Liquigas, perché è successo un piccolo, no diverbio, però un piccolo malinteso tra me e il direttore sportivo e direttore generale, che era Amadio a quel tempo, dove dopo aver fatto Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta in Liquigas, dopo aver fatto tutte le prove di Coppa del Mondo, dopo prove Pro Tour, come le chiamano adesso, mi era stato rassicurato il posto per l'anno successivo, perché io ho firmato un anno più l'opzione per il secondo, no? Mi era stato garantito il prosieguo fino a che dopo il Giro di Lombardia, quindi dopo aver partecipato al Giro di Lombardia, essere arrivato anche, mi sembra, nei 30, nei primi 30, quindi ero arrivato fino alla fine in condizione. Mi è stato detto dopo una settimana, dopo il Giro Lombardia, che non c'era più posto in squadra, perché avevano preso Nibali al tempo, e quindi servivano anche dei soldi per compensare l'acquisto di Nibali, e per me non c'era più spazio. Ci sono rimasto male, perché fino alla fine mi dicevano: stai tranquillo, no, va bene, non c'è problema, eh? E lì veramente ti casca il mondo in terra, anche perché dici: ho fatto tutti questi tipi di corse, ho partecipato alle corse più importanti, vuol dire che su 30 quelli che eravamo mi scegli, vuol dire che non è che sono l'ultimo del gruppo, e quindi ci sono rimasto veramente male. Quindi, per fortuna, col procuratore che avevo al tempo si è riuscito a trovare ad accasarmi alla Miche, però chiaramente a ottobre le grandi squadre ormai sono già a posto, ecco, sono già raggruppate, quindi mi sono accasato alla Miche. Poi chiaramente il tipologia di corse che si facevano alla Miche erano molto inferiori a quelle che facevo fino a quando correvo in Liquigas, e lì un po' le cose personali, un po' la voglia è andata un po' a scemare, e da lì poi ho smesso.
anche perché comunque avevo 32 anni quando ho smesso. Quando ero piccolo il mio idolo è sempre stato Gianni Bugno, per la sua classe di stare in bicicletta, di come spingeva certi rapporti, ecco, era lui il mio idolo. Nell'ambito lavorativo ho trovato degli spunti che avevo nell'ambito sportivo, che è quello magari di raggiungere gli obiettivi, di non mollare mai, quindi fino a che una cosa non si è finita, non si va a casa. Vuoi anche che comunque, perché il lavoro è di famiglia, quindi c'è un pensiero in più, ecco, una cosa particolare. Però è quello, ecco, di raggiungere un obiettivo e fino a che non si è raggiunto di non andare a casa, ecco. Questo è quello che mi ha portato dall'ambito sportivo all'ambito lavorativo. Il fuori classe lo si vede non soltanto nell'attività sportiva, ma lo si vede anche fuori. Quelli un po' estroversi, secondo me, sono i fuori classe. Vedi i Cipollini che ho avuto in squadra, e mi ricordo che lui stava attento ai minimi particolari, dall'abbigliamento alla bicicletta. E chi ha queste cose fuori dal comune poi dopo primeggia anche nel mondo sportivo. Io personalmente non ero così, sono un ragazzo abbastanza composto, pacato, quindi forse anche per quello che non ho stravinto, non ho fatto quello che hanno fatto gli altri, ecco. Ma il passaporto biologico ha messo dei paletti dove uno deve stare. Chi evade o da una parte o dall'altra viene sanzionato. Secondo me è stata una cosa giusta. All'epoca, quando correvo io, avevano messo l'ematocrito a 50. Però anche lì è come dire legalizzare il doping, perché se uno dice il limite è 50, io lo porto fino a 50. Sto sotto lì, è come legalizzarlo. Lì sono scelte di vita che uno fa, e dopo chiaramente deve sapere che pagherà le conseguenze, o trovandosi positivo o il fisico poi un giorno o un domani ti chiederà il conto. Sono scelte individuali che uno fa, e nessuno gli viene puntata la pistola e dire o lo fai o se no sei fuori. Almeno come l'ho vissuta io è andata così. Lì sono scelte di vita, che è chiaro, perché se stiamo a guardare dietro, comunque poi c'è da fare il corridore, non è che il doping ti aiuta a vincere, a stravincere, devi comunque fare il corridore, e se non c'è quello alla base il doping non serve a nulla. È la quinta volta che un azzurro conquista la medaglia d'oro dopo Attilio Pavesi a Los Angeles nel 32, Baldini nel 56 a Melbourne.